Ciao a tutti, oggi Orizzonti Politici si trova qui con l'assessore di Milano alle politiche sociali, salute e diritti, per Francesco Maiorino. Grazie mille di essere qui con noi oggi. Grazie a voi, ciao. Allora, assessore, partiamo dall'attualità. Il 2 marzo si è svolta a Milano la manifestazione People, prima le persone, 200.000 persone, è stata considerata un gran successo. Lei ha lanciato l'idea di questa manifestazione, poi hanno aderito più di 1.000 associazioni. Immagino sia contento, prima di tutto, di come è andata. Sì, beh, anzi, è andata oltre le migliori aspettative, no? Come si dice in questi casi, ma è vero, nel senso che ci aspettavamo tanta gente, non così tanta. Si dice che sia la manifestazione antirazzista più grande mai fatta in Italia, e questo credo che sia un segnale importante in questo momento. L'obiettivo era quello di depoliticizzare l'antirazzismo, no? Quindi cercare di unire più persone possibili senza bandiere politiche. Però il razzismo, che ormai è una piaga in Italia. Sì, o se vogliamo departiticizzare, no? Il conflitto su questo tema, perché poi in realtà ovviamente fare politica significa esprimersi sempre tutti, al di là dell'appartenenza di partito, però sono d'accordo con l'impostazione. Devo anche dire che la manifestazione, io diciamo, se vogliamo, un po' innescato la cosa, però si è retta la manifestazione su tantissime organizzazioni, non solo quelle che hanno aderito, ma una trentina che l'hanno proprio costruita, associazioni, movimenti. E dire prima le persone per noi ha voluto dire, da una parte, affermare il rifiuto di fronte alla logica della discriminazione, dall'altra però dire anche che ci vogliono politiche molto più radicali e importanti a sostegno delle persone in difficoltà. Quindi non è solo, diciamo, l'opposto del prima gli italiani, è anche che per le persone ci vogliono salti di qualità molto più rilevanti. Proprio a proposito di età media, di partecipazione giovanile, diciamo che ultimamente le istanze della politica, le cose su cui la politica si è prevalentemente concentrata, sono questioni soprattutto legate alle pensioni, pensiamo a quota 100 oppure voto sociale, pensiamo alla reddito di cittadinanza, e in generale sembra esserci una direzione della politica molto centrata su quelle che sono le esigenze dell'età media e dei pensionati di base, che sono di fatto la maggior parte dei votanti in Italia. Questo è un limite intrinseco, nel senso che ovviamente la politica, i politici devono rispondere ai propri cittadini e ai votanti. Per cui, come si può, in un contesto in cui la popolazione è in invecchiamento di base, riportare le istanze dei giovani al cuore della discussione politica? È possibile? È politicamente fattibile? Beh, dovreste dirmelo voi, nel senso che in realtà ci vuole il massimo del vostro protagonismo. Io non credo a una politica che cali dall'alto su una nuova generazione, o che vi compatisca dicendo poverini, vi dobbiamo dare un punto in più di programma, così mettere 5 righe in più nei volantini in cui parliamo dei giovani, cioè sono cose secondo me ingiuste proprio e sbagliate. Quindi innanzitutto molto dipenderà dalla forza di una nuova generazione a imporre la propria agenda. Poi io credo che per il futuro di questo paese sia indispensabile parlare anche della condizione dei quindicenni, dei ventenni, dei venticinquenni che vivono, studiano e diciamo fanno giustamente dei progetti rispetto alla loro vita. E quindi credo che su questo terreno ci dovrà essere un salto di qualità. A me preoccupa molto il fatto che il governo stia pensando solo a questioni che non affrontino questo tipo di tematiche. È un governo ammalato della necessità di dare, di dare due tipi di risposte. Da una parte quella più facile, molto presentista, senza nessun tipo di prospettiva per il futuro, dall'altra cercando sempre un responsabile altrove. È vero che la politica non cala sui giovani, ma la prima generazione, quella degli anni Ottanta, che non ha beneficiato di tutta una serie di organi politici giovanili, per esempio quelli del Partito Comunista, quelli della DC, insomma di scuole politiche, di organi giovanili, adesso è la generazione dell'antipolitica. E come dicevi tu, la massa di giovani che viene adesso utilizzata come arma contro la politica. E adesso si parla della generazione degli anni Ottanta come di una generazione bruciata, perché sono quelli che
più hanno patito della, della crisi sono quelli che meno anche sono, sono stati a contatto e sono entrati adesso in politica. Quindi è vero, la politica non cala, i giovani devono crescere di loro spontanea volontà, ma ci deve anche essere qualcuno che li cresca e che li accompagni. No, io su questo sono perfettamente d'accordo, anzi ti ringrazio la domanda perché forse sono stato diciamo ambiguo. Io non sto dicendo che la politica non si debba occupare del tema della nuova generazione, dico che questo deve necessariamente però fondarsi anche sul protagonismo delle ragazze e dei ragazzi, è cruciale, è essenziale. Detto ciò, è evidente che se tu dimentichi, ad esempio, se affronti la spesa previdenziale immaginandola solo attraverso il tema di quota 100 senza nessuna prospettiva per il futuro, costruisci un sistema che è una gigantesca fregatura proprio per i ventenni, i 25 anni di oggi. Oppure se affronti il tema del reddito di cittadinanza ma non ti preoccupi del dei temi riguardanti le politiche dell'abitare, della casa, sia in relazione al sostegno all'affitto, sia in relazione alla possibilità di realizzare un'offerta abitativa che sia accogliente e a condizioni diciamo non devastanti, non ti occupi, se non, diciamo, se non fai tutto questo non ti occupi poi di un interesse di una generazione. Sono anche convinto del fatto che la politica ha fatto di tutto per essere respingente e anzi il fatto che adesso generalizziamo da un po' di anni, cioè parliamo dei politici, della politica, è proprio il risultato di questo, perché in realtà anche la classe politica è una definizione vaga, che però raccoglie nell'immaginario collettivo certi comportamenti, l'attaccamento alla poltrona, lo stipendio alto. Sì, ma se posso inserirmi, è anche un problema di disinformazione generale, non solo dei giovani ma anche degli anziani stessi, cioè non solo il fatto che essi rappresentino la maggior parte della popolazione quindi abbiano un peso maggiore al momento del voto, ma anche che da un altro punto di vista siano persone che rischiano di essere più facilmente influenzabili o disinformati semplicemente perché molta parte dell'informazione passa attraverso i social media, che è uno strumento non facilmente accessibile. Questo può essere un ostacolo alla comunicazione forse della politica. Le persone diciamo più anziane, in realtà, diciamo gli over 50, neanche le persone più anziane, in realtà si formano il proprio pensiero in maniera ancora molto più prevalente attraverso la televisione, attraverso pure altri strumenti. Io credo che sia un mix, cioè la politica spesso si è dimostrata molto lontana, conflittuale non sulle grandi questioni, ma diciamo a volte più su una dinamica legata al potere, all'esercizio quotidiano del potere e non su grandi diciamo principi e idealità. E in questo si è dimostrata molto credibile. Però mi piacerebbe davvero non retoricamente girare a voi queste domande, cioè per voi la cosa che deve fare per voi il Partito Democratico? Non per voi nel senso a vostro sostegno, ma che tipo di politica desiderate? Abbiamo amici che farebbero ore di risposte su questa domanda. E in pochi minuti? Pochi minuti, un'unità che non ha mai avuto e che gli altri bene o male riescono quasi sempre miracolosamente ad avere e a ritrovare. Una coalizione come quella del centrodestra, in cui al governo la Lega sta con i 5 Stelle ma nelle regioni sta con Forza Italia e con la Meloni. La vedrei difficilmente attuabile nel panorama della sinistra. Questo già, cioè le guerre intestine, che poi sono un problema storico della sinistra, sarebbe già un elemento da togliere. Sì, io personalmente non mi trovo del tutto in accordo, nel senso che secondo me quello che manca alla maggior parte dei partiti alla politica in generale si articola in due rami, possiamo dire. Uno secondo me è quello che in inglese si chiama senso di ownership, no? Quindi di consapevolezza di avere in mano qualcosa che effettivamente poi in un modo o nell'altro possa essere personalizzato e possa essere cambiato in una certa direzione in prima persona, da un lato. Dall'altro lato è ovvio che
se i temi trattati, se le questioni principali prescindono completamente anche solo dagli interessi banalmente dei giovani, ne parlavamo in questi giorni, ci sono alcune cose che accomunano i giovani in maniera notevole, che possono essere il cambiamento climatico, che possono essere questioni legate alla globalizzazione, ma anche solo questioni di politica interna, che però sono più vicine alla sensibilità giovanile, e secondo me è la chiave per poi fare in modo che uno si sente appunto investito di una certa importanza. È ovvio che qualora il dibattito politico è centralizzato solo su questioni che a un giovane che possa essere laureato in scienze politiche o invece semplicemente fare qualsiasi cosa, non può arrivare in quel senso lì. Poi ci sono anche all'interno del nostro progetto stesso opinioni diverse, no? E qui mi collego a fare una domanda un po', cioè quello che viene detto, no, è che i politici, Juncker l'aveva detto, sanno cosa deve essere fatto, ma non sanno come essere rieletti una volta che fanno queste cose. E quindi la mia domanda è questa: secondo lei è più facile trovarle le risposte ai problemi o comunicarle alle persone, ai giovani? No? È una bella domanda, io però l'affronto in maniera totalmente diversa, cioè secondo me il tema del consenso non può essere la prima leva, perché se affronti la questione solo attraverso la condizione del consenso perdi il senso delle cose che fai e non servi più a niente, a quel punto siamo tutti intercambiabili. E infatti faccio un esempio molto banale, è evidente che, non so, dire oggi prima gli italiani è per l'appunto fare un discorso molto popolare, almeno in alcune categorie della nostra società, in alcune classi di età, eccetera. Ma io non lo faccio, non lo dirò mai, neanche se rimango l'unico a pensarlo, cioè di non doverlo dire, nel senso che se non è, cioè io penso che invece proprio si debba trovare nella tua capacità di tenere insieme radicalità sui principi e la progettualità che poi metti in campo, si debba trovare il senso della politica e tra l'altro questo vuol dire anche essere in grado di affrontare in tanti insieme i problemi che non sono mai semplici da affrontare. E poi il dire che i politici sanno quello che devono fare ma non sanno come farlo perché hanno paura di perdere consenso, è proprio ciò, è la cornice nel quale si è inserito il pensiero unico delle politiche di austerità, il dire ad esempio non ci sono i soldi per aiutare le persone in difficoltà, il dire non ci sono, non possiamo cambiare il modello di sviluppo. Io invece credo che si debba proprio ripensare radicalmente il modello, il che non vuol dire per forza riportare sempre le lancette del pensiero politico all'indietro e riproporre solo le grandi narrazioni, però tra il crollo delle grandi narrazioni del Novecento e l'affermazione per cui la lista della spesa è questa, arrivederci e grazie, insomma io mi augurerei che ci fosse lo spazio per una terza strada possibile. Spostiamoci un attimo su Milano, proprio sulla tua esperienza. Dunque, io sono stata di recente al Quarto Zar, una periferia di Milano, e rispetto a come l'avevo visto sui social media o semplicemente scrivendo Quarto Zar su Google, comunque si vede che è stata portata avanti una riqualificazione della periferia, non da poco, forse anche grazie all'aiuto di Save the Children, la cui sede adesso è la Piazzetta Capuana. Questo dà un'opportunità ai giovani che vivono in periferia, ma quanto ancora c'è da fare, quanto ancora c'è da lavorare? Perché per esempio un sondaggio di un paio d'anni fa del Corriere dice che il 37% degli abitanti di Quarto Giaro sono ancora insoddisfatti della loro situazione. E c'è da lavorare tantissimo nelle periferie milanesi, secondo me facendo cose molto differenti tra loro. Da una parte il recupero e la riqualificazione e quindi la lotta al degrado rimettendo in campo energie positive. Tu facevi riferimento all'esempio di Piazzetta Capuana e dello spazio di Save the Children, e quello è un contesto molto particolare perché anni fa
quegli spazi erano tutti inutilizzati, adesso c'è Save the Children, c'è lo spazio Agora, c'è WIMI, ci sono le ACLI, ci sono i servizi sociali, attraverso i custodi sociali, tutto in 30 metri tra l'altro. È appena riaperto un punto prelievi che è un punto, diciamo, essenziale per la popolazione anziana, e quindi tu hai una piazzetta abbandonata, diciamo così, rimesso in moto delle energie positive. Evidentemente queste da solo non bastano, cioè sono delle cose indispensabili, o meglio necessarie, se vogliamo anche indispensabili, ma assolutamente non sufficienti, perché c'è spesso un senso di solitudine, di deprivazione dal punto di vista materiale, di difficoltà che segna la vita delle persone, e quindi devi andare avanti con molta insistenza, recuperando, riqualificando, rimettendo in campo le istituzioni, e quindi affrontando questo tema, e ti ringrazio davvero per l'esempio di Save, che secondo me è molto molto appropriato, di ricostruzione di un presidio e di una presenza, quindi istituzioni, associazioni, poi lì in realtà si lavora tutti molto bene insieme, e però sapendo che la riqualificazione dei nostri quartieri passa anche attraverso alcune grandi trasformazioni urbane che devi fare, un lavoro di rammendo, come giustamente dice il maestro Renzo Piano, attraverso una definizione secondo me molto azzeccata, perché è proprio la ricucitura tra luoghi deprivati, messi abbandonati, eccetera, e anche però grandi interventi di riqualificazione o la possibilità di portare nei luoghi più periferici delle grandi funzioni attrattive, quindi non solo, e anzi da assessore ai servizi sociali dico, nelle periferie non ci può essere solo il sociale, perché da solo non ce la farà mai a far ripartire condizioni di lavoro, di produttività, eccetera, o di attrattività. In questo si stanno facendo però tantissime cose. Io rivendico il fatto che l'amministrazione guidata da Beppe Sala mette in gioco la più grande quantità di risorse mai messa in gioco dal comune in tutti questi anni. Abbiamo un piano di riqualificazione di case vuote che porta a riassegnare entro il 2021 oltre 3.000 alloggi di proprietà pubblica comunale inutilizzati. Si stanno anche facendo interventi di vario genere che mettono in gioco le attività culturali, il commercio, non so, si stanno recuperando ad esempio dagli scali ferroviari, cosa che avverrà gradualmente ma che sarà molto significativo come ridisegno del territorio, a, faccio un esempio molto più piccolo, mercati comunali chiusi. Io sono spesso, tu usciti di Quarto Giallo, io sono spesso al Corvetto, lì c'è un intervento di riqualificazione del mercato comunale che significa restituzione alla collettività, una collettività con 1.000 problemi sociali, di un luogo di aggregazione, ma anche di opportunità per fare la spesa, e però anche un luogo dove avere un'offerta culturale prima probabilmente inesistente. Insomma, devi giocare su più tasti, sapendo che questo non può essere solo il tema dell'assessore ai servizi sociali, del prete illuminato, del ragazzo di Save the Children, ma deve essere il tema di tutta la città. Da assessore, qual è il suo sogno per questa città o per in generale? Questa è una domanda che ti frega sempre, perché non sai mai se parlare di cose molto piccole e percepibili o di grandi. Cioè, è chiaro che da assessore delle politiche sociali io voglio una città dove ci sia molta meno sofferenza sociale e molta meno, ci siano molte meno diseguaglianze proprio. E quindi, se devo dirti un sogno generale, ampio, è chiaro che faccio riferimento a una cosa di questo tipo. Poi ho in mente questioni molto più, diciamo, magari piccole, rispetto a cui credo che ci debbano essere degli ulteriori salti di qualità, e qualche sogno ad occhi aperti però abbiamo già visto realizzare. Non so, voglio per un secondo portarvi a Chiaravalle, Casa Chiaravalle, bene confiscato alle mafie più grandi della Lombardia, oggi ospita decine di persone che sono state coinvolte dai flussi migratori, cioè migranti, in particolare donne, o da condizioni di disagio sociale, ed è un posto dove proprio in questi giorni stanno pensando non solo più di fare l'azione di accoglienza e di assistenza che hanno sviluppato nell'ultimo anno in maniera meritoria, ma di aprire quel luogo per far sì che a condizioni economiche vantaggiose chi vuole sposarsi possa farlo. Ecco, lì c'è l'idea che io ho, cioè
di una anche grande contaminazione, proprio per evitare i ghetti, la separazione, e quindi il sogno è continuare ad alimentare questi sogni. Ci abbiamo la chiusura, prima un altro passo sulla qualità. Ovviamente, anzi sicuramente ha letto la notizia di Wittgenstein che forse sta più tenendo banco sui giorni di tutto il mondo, cioè la pena inflitta all'avvocatessa iraniana per i diritti delle donne, i 38 anni di carcere e 140 posto stare. Unendoci al fatto che Milano sta sempre più assumendo una dimensione internazionale riconosciuta e unendoci al suo ruolo come assessore, è pensabile in questo momento una, chiaramente toccando i testi giusti di politica estera, che Milano si faccia portatrice di una campagna per salvare, per aiutare questa... Io credo che sia indispensabile, nel senso che Milano deve farlo sia per il ruolo che ha a livello internazionale, che per tutto quello che ha fatto e vuole fare nella lotta alle discriminazioni, perché la lotta alle discriminazioni non significa e non deve mai significare non guardare ad alcune grandi, diciamo, situazioni di lesione oggettiva dei diritti umani o di perdita della dignità delle persone in altri luoghi del mondo. Quindi dobbiamo essere proprio al centro di mobilitazioni di questo tipo, e ti ringrazio, diciamo, della domanda che conteneva una sollecitazione a farlo, e penso che anzi deve essere proprio un tema su cui lavorare tutti quanti assieme, istituzioni e società civile. Bene, concludiamo con una domanda a bruciapelo. Vai. Abbiamo parlato di Milano, abbiamo parlato di cosa i giovani si aspettano dalla politica, ma cosa si aspetta dalla politica dei giovani? Lo dicevo all'inizio, cioè io mi auguro che ci sia proprio un grande protagonismo, anche irriverente, anche rivendicativo, anche, diciamo, conflittuale in senso positivo. E delle ragazze e dei ragazzi, cioè adesso sembra piaggeria eccetera, però fate sempre di più così, e questo è utile per le vostre vite, ma è utile per tutti. Grazie, grazie a voi, grazie. Grazie. Ciao.